Amministratori, medici, associazioni locali, famiglie e persone di ogni età erano in mille domenica scorsa alla seconda edizione della Camminata in Rosa di Fano, un percorso di 5 km non competitivo, nato con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione del tumore al seno, una patologia che in Italia colpisce una donna ogni 8. L'iniziativa, organizzata dall'assessorato alle pari opportunità, ha trovato la collaborazione di molte realtà del territorio che hanno favorito questo momento in occasione dell'Ottobre Rosa, un mese dedicato alla prevenzione per la ricerca e la lotta del carcinoma mammario. Grazie alla prevenzione precoce ci dicevano appunto i dottori che il 90% dei casi è superabile e curabile, una percentuale che migliora di anno in anno e questo ci consola. Siamo qui a testimoniare, oltre l'importanza della prevenzione, la nostra vicinanza alle donne che stanno vivendo o che hanno vissuto questa malattia e che la stanno combattendo molto spesso con grande coraggio e molto spesso anche sempre portando avanti le loro tante cose quotidiane, il lavoro, la famiglia, quindi siamo al loro fianco. C'è l'incidenza del tumore in una determinata fascia d'età, dottore, oppure possiamo avere un range ampio? Beh, l'età fertile è l'età più critica. Adesso stiamo notando anche noi una riduzione forse dell'età, stiamo operando tantissime ragazze molto giovani. Questo però non vuol dire che la donna, anche in menopausa, non debba fare i suoi controlli. Lo screening prevede una mammografia ogni 2 anni dall'età di 50 anni, 49 anni a 69 anni nelle Marche. E non vuol dire però appunto che la donna di 70 anni non debba fare la mammografia, il medico curante comunque deve far fare i controlli alla paziente ugualmente anche se è al di fuori dello screening. Ciao Rosy, come sta andando questa camminata? Abbastanza bene perché chiacchieriamo, quindi. Hai già partecipato lo scorso anno? No, l'anno scorso no. E sei abitualmente una persona che cammina o pratica sport? Non tanto, cammino, mi muovo sì, ma non è che pratico sport. No. Ecco, l'importanza appunto dell'attività fisica è stata ribadita più volte oggi, fai prevenzione? Poca. Allora questa giornata la dedichiamo a te, che tutti i saggi consigli che sono stati dati, ecco, tu possa applicarli, va bene, fanne tesoro. Grazie. Buona giornata. Buona giornata anche a voi.